Sottoscritto oggi l'accordo di programma tra Regione Liguria, Comune di Genova, Confindustria, i rappresentanti di ILVA, Società per Cornigliano e naturalmente le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori dell'ILVA affinché possa essere garantita fino al 31 dicembre, fino al 30 settembre 2017, oltre che la cassa integrazione per 650 lavoratori, anche la possibilità fino a un massimo di 5 milioni totali dati dal governo attraverso la società per Cornigliano a questi lavoratori di raggiungere l'80% del loro stipendio che avrebbero avuto lavorando attraverso lavori di pubblica utilità che verranno fatti prevalentemente nel comune di Genova, ma alcuni anche nei comuni vicini. È un risultato, abbiamo fatto velocissimo dopo l'accordo del 16 settembre presso il Ministero con il Vice Ministro Bellanova. Oggi, voglio dire, certamente non con entusiasmo, perché comunque parliamo di un'azienda in cui i lavoratori da 10 anni stanno soffrendo, ma in tempi veloci abbiamo dato sicurezza che questi lavoratori per il prossimo anno avranno almeno l'80% del loro stipendio.